abbiamo parlato del concetto del tempo. Ebbene, noi abbiamo nel nostro lessico familiare il concetto del tempo è un po' qualche cosa, diciamo, di aspecifico. C'è il tempo, diciamo, meteorologico, ma anche nel tempo cronologico noi possiamo spaziare tra concetti diversi che vengono sempre etichettati dalla parola tempo. Per gli egizi non era così, erano molto precisi. Cominciamo a vedere questo primo termine, che è Nehech. Queste immagini sono tratte dal vocabolario di Wallis Budge, il più completo finora esistente, anche se alcuni egittologi recenti lo tendono un po' a svalutare dicendo che è un po' desueto, un po' passato di moda. Questo qui è il tempo circolare. Tempo circolare, noi vediamo quelle specie di corda intrecciata, è un qualche cosa che è riferito a un certo tipo di concetto che troveremo molto spesso. La prima parola con quella linea zigrinata è la N, e questo qua invece sono H, cioè il termine di Hech, perché poi le due H, le due corde, se letteralmente sono uno stoppino, le troveremo anche per una parola che ha a che fare con i milioni di anni, il dio dei milioni di anni. Quindi noi abbiamo un altro modo espressivo per dire il tempo. Questo qui è il tempo circolare, quello che è abbinato a una situazione in cui lo ieri è diverso dall'oggi e sarà diverso dal domani. Cioè le stagioni che ritornano, i cicli che si determinano, per cui ogni anno viene l'estate, l'autunno, l'inverno, la primavera. Ebbene, poi invece gli stessi egizi avevano un altro termine diverso, e quindi cominciamo già a vedere la loro precisione, che è il termine chet o jet, the jet. Questo termine è, diciamo, notare che alla lunga poi il termine si specifica in una grande distanza di tempo, ma questo qui è il cosiddetto tempo lineare, per cui lo ieri è diverso dall'oggi e sarà diverso dal domani. Quindi già noi vediamo che avevano due termini. In realtà, se noi vediamo quello che è presente nel riquadro rosso, noi vediamo la parola di adesso, chet, la bocca, questa cosa fatta a mo' di ellisse che esprime la preposizione verso, in direzione di, come esattamente, infatti gli inglesi saranno un po' contenti, la parola tu. Tu esprimi come la preposizione inglese sia il complemento della preposizione finale sia il moto a luogo. Stessa cosa precisa capita per i geroglifici egizi. Quindi noi vediamo a questo punto che il concetto di jet, ro, nehech, esprime un termine composito in cui i due termini vengono interfacciati tra loro, come se fosse un jet, un tempo lineare verso un tempo circolare. Tra l'altro, questi due termini sono molto presenti nella letteratura egizia perché sono abbinati addirittura forse a due luoghi differenti, come se fosse Ra definito a volte il signore di Nehech che crea Jet, cioè il signore del tempo circolare che crea il tempo lineare, quindi una manipolazione divina sul tempo stesso. Però a volte veniva identificato come due luoghi diversi, quindi cominciamo già a vedere, e quante ne vedremo occasioni di questo tipo, in cui il concetto di spazio e il concetto di tempo, che poi danno origine, creano il leitmotiv al libro stesso, è un qualche cosa che sono due facce della stessa medaglia. C'è stato un autore, David Rager, che ha fatto questo brillante schema in cui identifica, e questa, signori, è fisica pura. Questo non vuol dire che gli egizi fossero così precisi, ma se noi calcoliamo e vediamo la possibilità di interfacciare un vettore lineare, cioè jet, il tempo in cui lo ieri è diverso dall'oggi e sarà diverso dal domani, e un tempo circolare, cioè il ciclo delle stagioni, e le interfacciamo tra loro come due vettori, noi abbiamo il cosiddetto moto a spirale. E noi sappiamo quanto il concetto, sia a livello esoterico, sia a livello di strani sentori mistici che arrivano, il concetto di spirale del tempo nel nostro linguaggio è un qualche cosa che evoca sentori lontani, un qualche cosa di importante perso nella notte dei tempi. Noi vediamo scritto dalla freccia lo Zep Tepi,
lo Zep Tepi in realtà era per gli antichi egizi l'inizio del tempo, la l'inizio di ogni cosa, esatto. Quindi da un certo punto si parte. Ora, io ve la dico semplicemente così, fa parte di quella che Leonardo aveva detto, valutazione di confine. Allora, se noi vediamo quello che è una semplice constatazione, vediamo il piano su cui giace il sistema solare, con il Sole al centro e tutti i pianeti che gli girano intorno. Questi, ognuno di questi pianeti ha un suo moto di rotazione sul proprio asse, un suo moto di rivoluzione intorno al Sole e, in conseguenza del moto del Big Bang, un suo moto inerziale di allontanamento, per cui le galassie e quindi anche i sistemi solari sono in espansione in conseguenza di questo Big Bang cosmico che c'è stato migliaia, milioni di anni fa. Quindi se noi da ipotetico osservatore potessimo vedere il piano del sistema solare estrapolato dalla sua realtà, noi vedremo che tutti i movimenti dei pianeti che girano su se stessi sul proprio asse e che girano intorno al Sole in realtà descrivono degli ellissi, perché in considerazione del moto inerziale del Big Bang, quindi c'è un movimento di traslazione in espansione, tutto quello che gira così in realtà gira così. Quindi loro avevano, forse per caso, forse no, una considerazione di tre tipi di tempi: tempo circolare, il tempo lineare e il tempo a spirale. Ma un'altra considerazione che avevano gli egizi è un termine che era abbinato a una divinità, e qui vediamo che è il dio Hech, dove veniva scritto di nuovo con quei due stoppini, con queste due corde arrotolate, che era il dio cosiddetto dei milioni di anni. Ma se noi vediamo che nell'immagine, la terza immagine, questa qui che vi faccio vedere, cioè questa qui, questo dio che è rappresentato con le braccia larghe e in alto, a volte tiene due palme che sono il simbolo di Rempet, il simbolo di anno, durata, che per gli egizi inizialmente l'anno era di 360 giorni, poi è successo qualcosa di cosmico sul nostro pianeta in tempi preistorici, per cui l'anno è passato da 360 a 365. Vedete che lui lo tiene tutte e due con questi due simboli dell'anno, e noi vediamo questi piccoli simboletti che è una rana. La rana, per i geroglifici, è il numerale per 100.000. Se noi vediamo subito sotto questa specie di cerchio, che è lo shen, che è alla base del concetto del cartiglio, in cui veniva inserito il nome del faraone, quasi voler proiettare il suo nome, la sua realtà e il suo modo di essere nella cosmicità in generale, nell'universo, questo esprime il concetto di 10 milioni. Se noi poi vediamo nell'ultima parte i due simboli abbinati, vengono interpretati dal Budge come dei valori di moltiplicazione, e noi vediamo una cifra che non ha riscontro sulla Terra in nessuna delle civiltà che sono mai esistite. Perché se è vero che i Maya hanno dei simboli che riguardano un milione di anni come lessico, come parola, qui abbiamo una quantità di tempo che è semplicemente mostruosa. Vi metto lì quella specie di freccia verde in cui esprime quello che l'astrofisica attuale colloca come il Big Bang, cioè la data di inizio del cosmo e dell'universo, valutata come 13,72 miliardi di anni. Quindi gli egizi riuscivano a concepire delle durate di tempo, dico io, forse, o di spazio. Perché, ripeto, la cosa sbalorditiva è che il tempo e lo spazio per gli antichi egizi non sono due cose distinte. Sono due facce della stessa medaglia, molto interfacciate e strettamente connesse tra di loro. Questa è un'immagine molto bella, molto caratteristica, fatta da uno come me, un egittofilo, che si appassiona semplicemente alla conoscenza, che però è estremamente precisa, perché vediamo quello che era la struttura
del cosmo per gli antichi egizi. Lui è un, diciamo, egittofilo olandese, che ci fa vedere questi schemi in struttura. Vediamo su in alto questi tre vasetti posti a triangolo equilatero che sono equivalenti al Nun. Che cos'è il Nun? Il Nun era per gli antichi egizi un luogo lontanissimo, perso nello spazio profondo, enormemente distante, dove veniva descritto dove non c'è aria, non c'è acqua, c'è buio e non c'è luce. Ed era il luogo da cui c'era il luogo da cui venivano loro. Quindi era abbinato a qualche cosa che era probabilmente molto distante dalla Terra. Poi abbiamo subito sotto il dio Atum, una delle formazioni dei modi di essere creatrici o creatori del dio Ra. Poi vediamo questa cosa fatta qui, che ve la faccio vedere in questo ambito. Questo è uno dei simboli che gli antichi egizi usavano, e non è il solo, per definire il cielo. Noi abbiamo già, per esempio, gli inglesi, che peraltro sono molto, diciamo, materiali e semplici nella loro essenzialità, hanno per esempio due concetti per il termine cielo. Uno è il termine cosiddetto sky, in cui c'è una valutazione puramente astronomica, e l'altro è il termine di heaven, in cui invece il cielo è abbinato a una componente religiosa strettamente connessa alla divinità. Questo simbolo per gli antichi egizi si chiamava Pieti, allitterato come Pet, ed era un cielo vicino alla terra. Infatti quella che vediamo subito sotto con quella fascia verde con quei tre puntini, non a caso è verde perché la terra è un pianeta verde, in cui ci sono poi le barche di Ra che fanno il percorso diurno e il percorso notturno, e subito sopra abbiamo visto appunto questo concetto di Pet, che è, ripeto e ribadisco, un cielo vicino alla Terra, possiamo dire la volta celeste più vicina alla Terra. In basso invece abbiamo questa specie di simbolo invertito, capovolto, con questa stella dentro il cerchio, che è emblema del Duat. Il Duat è il mondo infero. Mondo infero che ha creato un, diciamo, problema, perché è stato mal interpretato da quando i greci, con la dominazione tolemaica, si sono interfacciati con la civiltà egizia e, si vede, hanno chiesto: ma dove è situato il mondo infero, il Duat? E gli è stato risposto, probabilmente un po' piccato dagli sacerdoti egizi, con questo segno, come dire, sottoterra. In realtà tutti gli egittologi sono dell'idea che il Duat è un posto localizzato del cielo che in un certo periodo dell'anno, vicino a quando inizia l'anno per gli antichi egizi con l'inondazione del Nilo, che guarda caso gli ebrei, che sono stati molto edotti sulla cultura egizia, fanno iniziare l'anno con l'equinozio Rosh Hashanah in ebraico, Rosh capo, Ha del Shanah anno, capo d'anno, inizia appunto vicino all'equinozio d'autunno. Ebbene, durante l'equinozio d'autunno il Duat è sottoterra, cioè non è che sia sottoterra, è nella parte del cielo che non è visibile nella terra. Ma durante il periodo invernale e primaverile, il Duat, dove troviamo Sirio e Orione, che sono due costellazioni inerenti molto concretamente al Duat, è ben visibile. Solo che questo equivoco ha determinato che poi, per tutta la tradizione e diciamo greca, fino ad arrivare a Dante Alighieri, succede che il mondo infero, il mondo delle anime, è stato permanentemente abbinato a un luogo, a specifico, sottoterra. In realtà per gli egizi era così per 6 mesi, perché per gli altri 6 mesi il Duat era su in alto nel cielo. Quando ho letto queste immagini, questo testo, di questo egittologo tedesco estremamente preciso, come solo i tedeschi sanno essere, il libro, come potete vedere, è del 1883, quindi cioè sicuramente non l'altro ieri, questo Karl-Heinrich Brusch aveva descritto un qualche cosa che mi ha fatto venire la pelle d'oca quando l'ho letto, perché dice, parla di agglomerati o di, diciamo, o comunque un qualche cosa che ha a che fare con degli insediamenti a specifici di qualche tipo, e lo riferisce ai
ai decani. I decani sono settori di cielo situati sotto la linea delle costellazioni. Loro erano molto precisi, ne identificavano 36, gli avevano dato un nome, un protettore, una meticolosità egizia in senso astronomico pazzesca. Ma cosa dice il signor Bruce? Dice: le città dei decani si riferiscono evidentemente alle stazioni degli stessi, cioè dei decani, nel cielo astronomico. Lo stesso compare spesso nelle iscrizioni come un territorio delimitato geograficamente. Lo vedete sottolineato nella parte in corsivo tedesco, perché non l'ho sottolineato io, l'ha sottolineato lui, che è un andamento geografico. E in questo territorio che è situato nel cielo, Brooks dice che è costituito da terre, usa la parola Landern tedesca, circondato da mari, Meeren, attraversato da fiumi, Flüssen, e canali, canale. Attenzione, i canali è qualcosa di artificiale, non vengono fatti da solo come i fiumi che si scavano e si tracciano il loro percorso da solo. I canali implica un'organizzazione idrografica sul territorio, coperto da città, Staten, al termine de miu, case o diciamo edifici, templi, hausen, a tutti i quali permettono l'entrata portali particolari, besondere, teures, bect, den, gange, stattenere. Quindi vuol dire che a questi luoghi ci si entra tramite dei cancelli, dei varchi, che possono consentire di spostarsi e di attraversare e di raggiungere tutti questi posti che sono connotati in maniera molto, molto precisa. Qui diciamo cominciamo a vedere qualche cosa, come gli antichi egizi identificavano il concetto di Via Lattea. Noi sappiamo che cos'è la Via Lattea, l'equatore galattico, dove c'è una grossa concentrazione di stelle che è situato tra lo Scorpione e il Sagittario come costellazione attuale. Ebbene, loro la identificavano con un nome ben preciso, che era appunto Mer en Ka, che gli inglesi, egittologi, traducono come winding waterway, tortuosa via d'acqua. E perché traducono così? Non si sa, però è un qualche cosa che evidentemente abbina la Via Lattea, come molti paragoni per l'antico Egitto, a un concetto di cielo, perché, scusate, di acqua, di mare, perché le stesse barche di Ra e la collocazione di questo nero, di queste notti stellate che ci possiamo immaginare nell'antico Egitto, lo abbinavano appunto a un qualche cosa connesso con l'acqua. Abbiamo visto come lo chiamavano, Mer en Ka, e noi vediamo cos'è. La prima parola, che è questa sottolineata, questo simbolo sottolineato in rosso, vuol dire la parola canale. Canale, corso d'acqua, corridoio con dell'acqua al suo interno. La linea segretata esprime il complemento di specificazione, quindi canale di. E poi c'è questo simbolo che è come se fosse una specie di ombrellino messo per traverso. Questo simbolo è molto antico, perché se noi vediamo quelle parole T, P, M, N, sono parole che compaiono nei testi delle piramidi. Quindi vuol dire che questo termine, Mer en Ka, quindi canale di Ka, è un qualche cosa che era molto molto antico e che veniva citato dagli egizi addirittura fin dai tempi delle piramidi. Andiamo un pochino più dettaglio a capire che cosa è questo Ka, e noi vediamo appunto scritto in questo modo, e guarda caso vediamo di nuovo P, U, N, M col numero di riferimento, anche qui testi delle piramidi diversi da prima. Ma se andiamo a vedere come gli stessi egittologi identificano questo strano simbolo fatto come ombrellino messo in verticale o talora, come possiamo vedere, anche in orizzontale, noi vediamo anche qui, ma guarda che novità, una connotazione con un qualcosa di acquatico che ha a che fare con l'acqua. Quello identificato dal numero 6, fish scale, significa squama di pesce, perché Gardiner, che è l'autore di questo tipo di interpretazione, un importante egittologo inglese, identifica questa cosa come squama di pesce. Ma dove troviamo 85-86, invece il Wallis Budge lo identifica come due parole, shellfish, cioè crostaceo, o cockle, cioè conchiglia. Che cos'è che contraddistingue la conchiglia? Come tutte le conchiglie, peraltro, un andamento a spirale. Che cos'è la spirale? La spirale è una manifestazione grafica, geometrica, della spirale di Fibonacci, cioè una sequenza matematica che può diventare una sequenza che
che ha a che fare con una manifestazione fisica o geometrica. Quindi è qualcosa di interessante. Qui troviamo delle descrizioni di un piccolo esempio di come veniva descritto da parte degli egittologi, degli egizi, questo dei testi delle piramidi, dove c'è scritto Tragheterà sull'ala di Tot verso quel lato di Mer NK, il lato dell'oriente del cielo. E io avanzo. Allora, siccome Mer N è fuori di dubbio, gli egittologi non possono che dire che è canale di, abbiamo visto che il Badge dice che K potrebbe essere conchiglia. Potrebbe, però è interessante. Altro esempio, possa tu innalzarmi e sollevarmi fino a Mer NK, perché chiaramente questa cosa è situata nel cielo. Di nuovo stabilizza Pepi Neferkara, cioè un nome del faraone dei testi delle piramidi, verso il Katnut, cioè l'utero della dea del cielo, come stella perfetta sopra le tortuosità di Merenk. Quindi abbiamo visto che l'equatore galattico e in generale la Via Lattea, loro la chiamavano appunto con questo nome, Merenk, o diciamo la stessa Via Lattea, tortuosa via d'acqua. Ma nei testi delle piramidi troviamo delle descrizioni molto precise che identificano un aspetto topografico, perché ci viene detto che il re, o diciamo il faraone stesso, sia vivo che morto, più spesso morto, può aggregarsi alla barca di Ra e navigare lungo la Via Lattea, appunto Merneca, quando questa è allagata, cioè è visibile, è navigabile, e nei pressi di Orione spostarsi sull'orizzonte orientale, cioè andare verso destra, e lì in qualche posto del cielo c'è la patria da cui venivano i loro dei. Ce lo dicono loro. E ci dicono anche una traccia per poter seguire cosa era il sistema nel cielo che consentiva di valutare questo. E questo sicuramente è un'immagine. Non tutte le galassie sono fatte a spirale, o potremmo dire a conchiglio o a chiocciola, però sarà una semplice combinazione, non voglio dire altro, ma la nostra è fatta a spirale. Quindi è fatta potenzialmente come una conchiglia. Può voler dire qualcosa? Forse sì, forse no, non lo sapremo mai. Questa è un'altra parola del lessico del geroglifico che ci fa capire come gli egizi avessero una particolare predisposizione di linguaggio per identificare degli esseri che abitavano il cosmo. Tant'è vero che avevano dei termini precisi per indicarlo, perché la traduzione vuol dire esseri del Nu, abitatori del cielo, esseri appartenenti al cielo. Bene, ma per andare, l'astrofisica ci dice chiaramente che per spostarci da un sistema stellare all'altro, in senso convenzionale non è possibile, perché logicamente le distanze interstellari sono enormi, anche solo per andare ad Alfa Centauri, a Proxima Centauri, che sono le stelle più vicino a noi, il tempo sarebbe enorme. Tant'è vero che l'astrofisica ritiene che l'unica possibilità che ci sia sia di incurvare lo spazio-tempo e di consentire di percorrere grandi quantità di spazio in pochissimo tempo e far sì che questi viaggi, che teoricamente sono impossibili, non realizzabili, potrebbero diventare possibili. Ebbene, gli egizi ci dicono qualcosa che ci fa capire che evidentemente qualcosa sapevano, perché qualcosa aveva detto loro. Perché questo termine, che vediamo in questo modo inizialmente solo per dire cosa era questo termine, lo troviamo decine di volte. Soprattutto quando in un certo punto del cielo il viaggio sembrava finito, non si poteva andare oltre anche per un Dio onnipotente come era per loro Ra. Ebbene, però, quando si sfruttava questa cosa, evidentemente si riusciva a trasportarsi in un altro luogo dello spazio, verso il luogo da cui venivano e da cui erano nati e a cui periodicamente ritornavano. Non ci dobbiamo focalizzare sulla E, perché la E Kert, che è RR,
è una convenzione egittologica, a tutt'oggi noi non sappiamo com'era la pronuncia delle parole egizie, dei geroglifici, è una convenzione perché siccome la E è la vocale più diffusa in molte lingue, hanno pensato di metterla anche per pronunciarla, perché sennò diventa un codice fiscale, non si può pronunciare, di mettere come Kert. Che cosa è l'ambito egittologico quando abbina questo termine? Identifica questo termine, come abbiamo visto, come caverna. E tutti gli egittologi, compreso il nostro amico bravissimo Pietro Testa, si uniforma all'andamento generale degli egittologi che traducono questo termine come caverna. Ma non è una caverna qualsiasi, perché si dimenticano assolutamente in buona fede di cos'è l'elemento determinante di questa caverna. Perché è riferito, adesso lo vedremo, a un decorso sotterraneo del Nilo all'interno di caverne presso la prima caterata, sede delle mitiche sorgenti del fiume. Noi sappiamo in realtà che il Nilo, dal Nilo Bianco al Nilo Azzurro, decorre e sorge, cioè nasce, ma molto più a sud. Per gli egizi nasceva perché vedevano che finiva sottoterra, poi sgorgava facendo una cascata, questa caterata, e dice, guarda, si vede, nasce da lì, quindi il nostro grande fiume nasce da lì. Quindi quello che è rilevante non è la caverna in quanto tale, ma il decorso d'acqua del Nilo, che presumibilmente assume una certa velocità ed è circondato da un involucro di rocce più o meno stabili o instabili come manifestazione, come caratteristica. Tant'è vero che lo stesso Badger abbina questo termine a un concetto di acqua, perché vediamo che parla di una cavità dentro un vaso, di una grondaia. Non dobbiamo pensare a una grondaia come un qualche cosa di metallo come l'abbiamo adesso, è semplicemente una situazione di impluvio in cui il blocco di granito o di pietra veniva incurvato sfruttando la pendenza per raccogliere l'acqua piovana che se non molto, e veniva anche in Egitto per evitare gli allagamenti. E noi vediamo nella parte destra come questo termine avesse delle similitudini nell'ambito ebraico. Dice, ma guarda un po' di nuovo gli ebrei cosa hanno intrapreso, perché sono tre parole, la prima è kor, l'altra è kur, la terza è ker, dove parlavano di scavare un pozzo per l'acqua o essere in fondo al pozzo, cioè comunque un qualche cosa che ha a che fare con un andamento in cui è la lunghezza quella prioritaria, abbinato all'acqua. Abbiamo visto da dove nasceva il termine, quindi il decorso sotterraneo del Nilo, e andiamo a vedere la parola di origine, che appunto è questa. Dice le due caverne nelle prime caterate, all'esterno delle quali si riteneva che nascesse il Nilo. Bene, il problema è che questo termine viene usato pazzescamente tanto quando si parla di descrizioni del cielo. Allora io mi domando, semplicemente secondo logica, è chiaro che io non posso dire che quello che io, egittologo, dico come traduzione debba avere un senso logico, però se si parla di cielo, che per definizione è un luogo che non ha dimensioni, e io invece lo traduco come caverna, ma una caverna è un qualche cosa che ha una dimensione ed è solida, ha una sua consistenza, e mi dimentico peraltro che tutto il fulcro del problema è riferito all'acqua che vi decorre dentro. Non sono tutti così gli egittologi, perché un egittologo americano identifica questa parola, appunto Kert, come, e lo definisce in un modo molto caratteristico, molto brillante, perché lo identifica come un sistema, una specie di acquedotto. Lui si chiama Jason Aaron Robertson ed è un egittologo emergente statunitense, molto bravo, molto in gamba, che portavano l'acqua del Nu, cioè l'acqua del luogo da cui venivano gli antichi egizi, lo portava sulla terra, quindi un condotto, un corridoio in cui cedere dell'acqua. Ed è questo il concetto base. Ma gli egizi ci parlano di questi kert in quantità enorme e ci danno una serie di definizioni estremamente precise, perché ogni testo finisce per darci un ulteriore dettaglio di informazioni sempre più concrete, sempre più precise, per far capire come erano fatti, come funzionavano e come lavoravano in sequenza. E questo è un qualche cosa di molto molto interessante, perché abbinato, apro una piccola parentesi perché vi ho detto solo che per gli antichi egizi avevano il concetto di pet, cielo vicino alla terra, quella cosa fatta in quel modo, ma avevano anche la parola per identificare lo spazio profondo, che si chiamava kebu,
caratterizzato anche qui da componenti di acqua. Abbinato a questo c'era il concetto di oscurità molto profonda, molto, diciamo, compatta, e all'interno di questa situazione dello spazio profondo abbiamo visto che c'era. E vediamo cosa dicono. Questo qui è la parte conclusiva della descrizione che facevano del libro dell'Amduat, cioè di quello che c'è nel Duat, nel mondo infero, era diviso in 12 ore. Qui siamo alla fine. Questa persona, questo essere, in cui vediamo la testa e le braccia allargate, è il dio Shu. Il dio Shu è un dio che ha delle funzioni relativamente poco conosciute, ma delle funzioni pazzescamente importanti, abbinato a concetti religiosi e astrofisici concreti. E vedremo poi cosa identifica appunto il dio Shu. Che cosa caratterizzava questo? Che qui in basso vediamo il vecchio dio Ra, ormai vecchio e, diciamo, senza più energia, diventato mummiforme, mentre qui in questo punto c'è il dio Scarabeo, il dio nuovo, che sta per entrare. Ma qui troviamo un muro che non consentirebbe nulla, ma il dio Shu, che è qui dentro, col proprio corpo garantisce un'apertura per far sì che il dio Scarabeo passi oltre questo e infranga le barriere dello spazio e del tempo. E cosa viene detto? È scritto: la porta di questo Kert è Amen Setao, corridoi nascosti dell'Occidente attraverso cui vengono trainate le barche di Ra, e gli viene dato un nome. E questo è un'altra raffigurazione, chiaramente sempre nei riquadri rossi questo termine, e lo vediamo quante volte compare, e questo identifica che gli antichi egizi sapevano dell'esistenza come se fossero degli schemi, delle mappe, delle manifestazioni molto precise su come funzionava, perché ci è scritto: sono esso dentro questi piani, questi schemi, quelli del Duat fanno avanzare correttamente questo grande Dio dentro questo Kert, dentro l'orizzonte orientale del cielo, dentro questo Kert di questa Duat. Cioè all'interno del Duat, di questo mondo infero, che in realtà è una parte di cielo, c'era un qualche cosa che consentiva in questo corridoio di far arrivare fino al luogo da cui nascevano gli stessi dei. Questa è una mappa tratta dalla tomba di Tutmosi III, dove vediamo la raffigurazione completa della dodicesima ora, divisa su tre piani, la barca di Rai al centro, questo serpente la tira, le anime la tirano, molte cose molto caratteristiche e interessanti. Nei riquadri blu troviamo quante volte compare il termine Kert in questa parte. E adesso le andremo a vedere velocemente, perché qui troviamo la prima, che ne contiene addirittura tre, la seconda che è qui, la terza che è qui, la quarta, la quinta e la sesta. Siamo invasi dai Kert. E notare che gli egittologi, in più o meno in buona fede, considerano questo termine sempre tradotto come caverne. Caverne nel cielo. Ripeto, non criminalizzo nessuno, però a volte un po' di logica farebbe pensare. Prima parte, cosa viene detto? Sta ferma la maestà di questo grande Dio dentro questo Kert dell'estremo limite delle impenetrabili oscurità. La nascita di questo grande Dio nelle sue forme del Dio Kepri, cioè del Dio delle trasformazioni del Dio Scarabeo, verso la forma di questo Kert. Vi ho sottolineato perché dove pongo il mouse adesso, questa preposizione è lo stato in luogo, dentro, all'interno di. Mentre invece dove lo pongo adesso è la preposizione verso, in direzione di. Quindi in una prima fase viene detto che sta dentro, poi si sposta. Vediamo la seconda parte del termine. Dice il dio Nu Iminu, la dea Hechet e il dio Hech. L'avevamo già visto il dio Hech, è il dio dei milioni di anni, il dio del tempo cosmico, il dio di un tempo incommensurabile, lontanissimo dalla Terra, in cui lo spazio è abbinato al tempo. Dice appunto: questi sono verso questo Kert per la nascita di questo grande Dio, quando egli si sposta dentro Duat, egli è fermo dentro la barca Madet, la barca del mattino, perché la barca del mattino, adesso non posso entrare nei dettagli, chi vuoi interessato viene dettagliatamente spiegato cosa è abbinato alla barca del mattino, è la barca che consente di andare verso il luogo da cui nascevano gli. Appare egli dentro le cosce di Nut, cioè sta per essere partorito, verso le acque celesti. Quindi
quindi di nuovo un'altra composizione dove poso il mouse verso in direzione di. Le due frecce blu identificano quello che abbiamo visto prima, cioè Hehu e Hehet sono i dei dell'eternità, i quattro elementi divini della compagnia di Thoth, mentre Hehit è la sua consorte. Proseguiamo sulla seconda parte e apprendiamo altre informazioni. I Kerter nascosti. Da notare che viene usato, dove poso il mouse, questo è il concetto del papiro arrotolato, che esprime un concetto astratto. E anche qui l'estrema modernità lessicale degli egizi, perché se io dico, per esempio, ah, mi sono mangiato il fegato dalla rabbia, oppure mi sono mangiato un pezzo di formaggio, noi usiamo sempre lo stesso termine, ma in un caso ha un suo senso pratico, nell'altro caso ha un suo senso figurato. È la nostra intelligenza e la comprensione del testo che prima dobbiamo leggere che ci fa capire se deve essere interpretato come un senso concreto o su un senso figurato. Gli egizi non c'è bisogno, perché quando mettono il papiro arrotolato è evidente che si parla di un concetto astratto. Ce lo dicono già loro. Quindi anche qui estrema modernità del testo egizio. Quindi Kert nascosti, non visibili, identifica che non sono dei semplici corridoi, ma sono dei corridoi figurati dentro il Duat per la nascita di questo grande Dio, per farlo uscire dentro il Nu, cioè l'abisso cosmico. Sta fermo egli dentro l'utero della Dea del Cielo, un luogo di nascita, di creazione. Questa era la parte che vi avevo fatto vedere molto nel piccolo, adesso la vediamo un pochino più grande. Dice: appare egli agli occhi degli Enmemet mentre sono davanti al loro Kert. Non entro nel merito, perché non si può dire tutto, di cosa sono gli Enmemet. Gli Enmemet, dico solo che gli egittologi li identificano come il termine di Sun Folk, il popolo del sole, ed era una razza di esseri non terrestri con cui il faraone, come vicario degli dei, doveva parlare, interfacciarsi. Avevano uno strano, ci viene descritto dai testi, avevano uno strano modo di parlare, e lo stesso faraone doveva imparare la loro lingua per poter conferire con loro. Avevano uno strano modo di muoversi, perché dice che le loro teste oscillavano avanti e indietro e le braccia si muovevano intorno, quindi evidentemente avevano un qualche cosa di un linguaggio corporeo che per gli egizi, in quel caso, era assolutamente sconosciuto. Venivano abbinati a tutte le divinità più antiche dell'epoca, e il faraone stesso veniva detto che doveva occuparsi politicamente e socialmente del governo e della struttura di questi Enmemet, che evidentemente però anche loro erano in grado di conoscere la realtà di questi corridoi, di questi Kert. Sono essi dietro questa immagine segreta verso questo Kert. Poi dice: volano questi dei sopra il cielo quando seguono questo grande Dio ogni giorno e ricevono essi le loro forme verso questo Kert. Tante informazioni. Sta ferma la maestà di questo grande Dio dentro questo. Il nome della porta di questa città è entrata dei Kert. Vuol dire che questi Kert avevano un'entrata, avevano un ingresso e una conclusione. Non a caso nei testi delle piramidi queste situazioni vengono descritte anche in altro modo, perché vengono descritte in successione, perché dice: sono aperte, per esempio, per me, che sono il re che fa un percorso, le porte del cielo, sono aperte, e lo dice dopo, le porte del Kibu, cioè sono aperte le porte del cielo vicino, sono aperte le porte del cielo lontano, e io posso passare. Questo concetto è presente anche, l'avevo fatto una ricerca che avevo scritto nel libro Le porte degli Elohim, è tanto per cambiare tale quale, perché nel Salmo 24 degli antichi ebrei, che troviamo appunto nella Bibbia, veniva detto che venivano usate degli sharim, cioè delle soglie, dei varchi dimensionali, che poi mettevano e aggettavano in un altro spazio-tempo, e usava il termine petachim, che in ebraico vuol dire aperture. Quindi noi abbiamo un'apertura vicina, che gli egizi era il Pet, il cielo vicino alla terra, un'apertura lontana, il Kebu per gli egizi, e i Petachim, cioè le aperture lontane, appunto per gli stessi ebrei. Questa è una cosa di nuovo molto interessante, perché abbina il concetto del tempo. Ripeto, tanti piccoli dettagli, tanti piccoli settori ci fanno capire quanto sapevano. Il
Gerd segreto del Dua, sopra cui questo dio viaggia, serve per viaggiare, per uscire nell'orizzonte orientale del cielo e divorare il tempo lineare. Certo, il tempo in cui lo ieri non è, è diverso dall'oggi, è diverso dal domani. Da notare che questa espressione AM, che vuol dire divorare, ha il papiro arrotolato. Cioè non è un divorare che si mangia, è un divorare che si consuma anche senza avere una concreta possibilità di mangiare. Questa siamo alla tomba di Ramses VI, dove troviamo su in alto delle frecce di nuovo altri due Kher che non prendiamo in considerazione, prendiamo in considerazione questa immagine molto bella che andremo a esaminare in dettaglio. Si tratta del libro della terra e guarda caso anche qui ci sono appunto descritti i Kher. Questa è l'immagine in toto come si presenta, l'immagine decorre da destra verso sinistra, scende in questo punto, risale e va dall'alto. Qui c'è un lievissimo substrato d'acqua, a me semplicemente dico che questa immagine mi ricorda molto l'idea di un canale o di un condotto. E poi dico, ma vediamo se per caso gli stessi egizi ci danno conferme di questo. E infatti ce ne danno, basta solo leggere i geroglifici. Parte destra dell'immagine, i progenitori, Muio, avanzano grazie a questo dio quando egli passa attraverso il Kert di Nu. Da notare nella fascia verde il termine Muio, progenitori, che vuol dire coloro che portano il seme. Ci spostiamo dall'altra parte dove vediamo di nuovo queste 14 dee a testa di serpente e anche qui troviamo che si muove e va a finire verso il Kert di Nu. Siamo andati tutto sulla parte sinistra. Ed ecco cosa ci dicono, che siamo in un canale. Il canale che trasmette, che fa trasportare senza movimento personale la barca di Ra e la fa procedere per andare fino a dove arrivare nell'abisso profondo e lontanissimo. Dice, il traino di questo grande dio è fatto dalle dee cobra che conducono colui che è nel canale, parole dette dalle dee che si trovano nel canale e poi questa parte qui avanza egli verso Kerdenu. Cioè loro lo tirano perché c'è questa fune che si sta arrotolando, a rifede proprio il tipo di movimento, da notare che questa cosa farebbe pensare a un movimento lento, perché se si esercita il tiro alla fune la barca non può andare tanto veloce. Vedremo invece quanto ci sbagliamo, perché nel libro dei morti vengono dette molte informazioni. Questa immagine che abbiamo visto essere appartenente al libro della terra in realtà trova una sua precisissima descrizione sulla parte del libro dell'Anduat, perché ci dice le dee, le corde e gli orà sono dentro il Duat e sopra questo che fanno in modo di trainare questo grande dio per stare fermo colui che è nel Nu dentro il Duat. La parte centrale è qualcosa di fantastico. Di fantastico perché sfiderei qualsiasi regista di film di fantascienza attuale ad avere la duttilità e la precisione di questa situazione. Noi vediamo questi due leoni di cui intravediamo la scritta, che sono Aker. Lo vediamo sia quello di destra che quello di sinistra. Questa persona qui è il dio Shu, che garantisce una certa energia, una certa potenza. Normalmente le raffigurazioni di questi due leoni non sono così distaccate, perché sono affrontate, diciamo, dorso contro dorso, quasi con le code che si toccano. Qui invece vengono spostati per farci vedere quello che succede qui dentro. E se noi vediamo questa immagine, vediamo la stessa cosa di prima, Muiu, progenitori, ma sono i progenitori del Nu, mentre qui eravamo in uno spazio-tempo, qui siamo andati in un altro spazio-tempo. E anche questo che ha questa caratteristica di attutire l'ascivolamento della barca di Ra in questo spazio, e quest'altro invece che lo spinge verso l'alto, certificando di poterlo far uscire, un'azione sinergica. Cioè la barca di Ra non ha un suo moto, ma viene fatta muovere da altri. Quello che è sbalorditivo è che noi immaginiamo, per esempio, ma anche concretamente, se noi siamo in una stanza e ci spostiamo in un corridoio e andiamo in un'altra stanza, non possiamo vedere contemporaneamente quello che accade in una stanza e nell'altra, perché vediamo la stanza di arrivo o la stanza di ingresso, ma il corridoio ci blocca la possibilità di vedere. Ebbene, l'artista che ha storiato questo ci fa vedere sia quello che c'è da una parte, quello che c'è dall'altra e quello che c'è in mezzo, quello che noi non saremmo, anche adesso in qualsiasi parte, potremmo mai riuscire a vedere. Abbiamo detto che questi fanno il tiro alla fune, quindi un movimento lento. Ma nel libro dei morti ci viene detto qualcosa di sbalorditivo. Va
papiro di Ani nella parte superiore, papiro di Yufak, cambiano alcune piccole cose di varianti lessicali, ma quello che viene detto è fuori dal mondo, veramente nel vero senso della parola. Perché viene detto, vai molto lontano dentro a Tere, milioni più centomila, questo è il simbolo del plurale, ricordate, questo è il dio Hek, il dio dei milioni di anni, con la linea del plurale, questo è la rana col simbolo del plurale, quindi sono milioni al plurale e centomila al plurale. E viene detto, in un breve istante, tu fai questo, che è anche bello, perché sembra quasi che dice, guarda che la barca di Ra viaggia a questa velocità pazzesca, incredibile, sopra ogni possibilità di considerazione. E quasi per esorcizzare delle possibili critiche di chi li sta a sentire, perché il Libro dei Morti veniva anche usato come una specie di conversazione muta che veniva fatto, dice guarda che non sono storie, non sono frottole, lui le sta facendo sul serio, e dopo che ha fatto questa incredibile velocità si ferma. Viene usato il termine che Ater, che sarebbe questo, Iter, con il simbolo delle acque cosmiche e il simbolo del canale, ma guarda un po' come ritorna il simbolo dell'acqua e il simbolo del canale. Questa cosa del libro del papiro di Yufang, secondo me, è ancora un pochino più precisa, perché dice molto lontano sei fatto andare. Questo simbolo esprime la forma passiva del termine, cioè vuol dire che la barca di Ra, che viaggia a questa velocità, e adesso la vedremo questa velocità, grossolanamente, non ha un movimento attivo, è un movimento passivo, la fanno viaggiare, oppure è un movimento intrinseco alla velocità stessa che la barca su. Questo termine, ater, è una distanza di spazio. E noi diciamo, eh sì, vabbè, però è chiaro che per gli egizi la distanza di spazio era abbinata a un loro tempo. Noi abbiamo altre unità di misura, noi avevamo altre unità di misura. E allora come si fa? E noi dobbiamo ringraziare in questo caso i Tolomei, perché quando sono andati a governare l'antico Egitto hanno dovuto interfacciarsi con la loro unità di misura rispetto alle unità di misure di tutte le dimensioni egizie. Ebbene, e quindi a quel punto hanno dovuto chiedere agli egizi, scusa ma cosa abbinate a questo concetto di Ater? E gliel'hanno detto, adesso lo vedremo. Vi volevo sottolineare questa parola qui, tutta questa, questo vuol dire, adesso lo vedremo, minuto, piccolo atto di tempo, e questa parola vuol dire piccolo, quindi tutto questo che io ho tradotto in un breve istante probabilmente è una condizione di 30 secondi, di pochissimo tempo. Abbiamo visto il termine ater, che è abbinato a certe lunghezze greche, come vediamo c'è una certa variabilità, ma sostanzialmente gli egittologi, anche se qualcuno le spara un po' grosse, alcune le spara un pochino meno, oscilla tra 5 e 10 chilometri. Quindi viene detto che ne fa milioni al plurale, quindi come minimo, dovendo dare una valorizzazione algebrica, matematica, noi abbiamo 3 milioni, ma potrebbero essere molto di più, e 300.000, ma potrebbero essere anche molti di più, quindi 3 milioni e 300.000 come valore minimo di una distanza che equivale, secondo gli egittologi, tra 5 e 10 chilometri. Se noi poi abbiniamo il concetto di at, quindi piccola porzione di tempo, abbinato al concetto di sheriurt, cioè piccolo, minuscolo, quindi è un minuto piccolo, una quantità proprio infinitesima, noi abbiamo l'idea di una quantità di velocità è veramente enorme. E anche l'originalità e la diciamo modernità, perché se noi dovessimo dire che cos'è il concetto di velocità, la velocità si manifesta in senso fisico come una dimensione tra lo spazio diviso il tempo. Quindi lo spazio va a numeratore e il tempo va a denominatore. E non è un caso, ripeto, che loro dicessero prima lo spazio e poi il tempo. Quindi vuol dire che non si può, è chiaro che io lo posso anche mettere che in una distanza di tempo x viene percorso una distanza di spazio y, però il concetto che noi siamo abituati a gestire è tipicamente questo, cioè in senso fisico una velocità si esprime come spazio diviso tempo, cosa che hanno scritto loro. E quindi questo è un qualche cosa che ci fa capire come fosse così interessante
e questa situazione in cui, senza entrare nell'ordine del merito di quanti chilometri e quanti secondi, ma la quantità di tempo sembra veramente sbalorditiva. Questa velocità potrebbe essere simile, in taluni casi, alcuni dei fisici che hanno letto queste cose a qualche conferenza mia hanno detto che è verosimile, parlavano di possibilità di superare la velocità della luce. E uno dice, ma pazzesco, non è possibile, tra l'altro non sappiamo manco se gli antichi egizi avessero un concetto sulla conoscenza della velocità della luce. Capitolo 24 del Libro dei Morti, vediamo cosa viene detto, perché usano il termine di determinativo di questo che sembra un cane, in realtà è levriero. Il levriero è il cane più veloce che c'è, e non a caso per gli antichi egizi era l'animale più veloce che conoscevano. E siccome erano fini osservatori della natura, per fare un paragone, un parallelo con un qualche cosa di molto ma molto veloce, dovevano evidentemente raffrontarsi con l'animale più veloce che c'è. Ed ecco che viene detto: rapidi più dei levrieri, veloci più dell'ombra, rapidi più dei levrieri, veloci più correnti di sciù dell'ombra, rapidi più dei levrieri, veloci. Quindi c'era un concetto che la luce e l'ombra non solo sono quantificabili e conoscibili, ma in certe circostanze potrebbero, se diciamo si conosce il know-how, cioè il modo per gestire certe situazioni, probabilmente tramite l'utilizzo dei CERT, potevano avere questa conoscenza abbinata in questo modo. Io qui avrei finito, vi dico semplicemente che non sapevo della cosa in cui Leonardo mi ha detto che si potrebbe parlare anche del film Stargate. Il film Stargate, uno dice, senti, già ci siamo sorbiti questa serie di informazioni che hanno sbalordito tutti voi, e il primo a essere sbalordito sono rimasto io. Il film Stargate, a parte la sceneggiatura, è stato orchestrato e sceneggiato per la parte egittologica da un egittologo. Un egittologo che si chiama Stuart Tyson Smith della Santa Barbara University della California, cioè hanno preso il primo che gli capitava, sufficientemente famoso, siccome gli studios sono a Hollywood, quindi a Los Angeles in California, gli hanno detto, senti, ci faresti una consulenza? E l'iscrizione sullo Stargate non viene fatta vedere completamente, ma viene fatta vedere a blocchi, per cui facendo una ricostruzione si riesce a mettere insieme tutta la frase. La frase l'ha fatta lui. Quello che dice nella frase è un qualche cosa che non sembrano cose tirate su a caso, ma sono fatte conoscendo una quantità incredibile, direi quasi pazzesca, di informazioni sull'antica Egitto. E viene tradotta male e poco, ma lì dentro c'è tutta la trama di metafora, semplicemente leggendo i geroglifici che lui stesso ha trovato. Qualcuno mi ha chiesto, ma è possibile che questa cosa corrisponda a realtà? E chi lo può dire? Certo che quello che c'è scritto lì l'ha fatto un egittologo, e un egittologo ha scritto in maniera corretta. Cito a memoria, perché ce l'ho da qualche parte ma non ce l'ho dietro la diapositiva. Quello che dice la frase è, vi ricordate che vi ho detto che ci sono due tipi di cielo, in realtà ce ne sarebbero anche altri perché si parla dell'oscurità profonda, del nudo da cui venivano gli dèi, però noi abbiamo un pet, che è il cielo vicino alla terra, la volta celeste, e un kebu, che è lo spazio profondo, lo spazio lontano. La frase dice, ad un milione di anni in direzione dello spazio profondo vi erano una terra e un cielo non egizio, e Ra all'interno del suo disco luminoso, quando egli sigillò per l'eternità la sua porta delle nostre stelle, cioè la sua porta della nostra porta delle stelle. Questa cosa è fatta così bene che apre anche la stura che fa l'egittologo di quello che potrebbe essere la saga di Stargate, il telefilm, in cui c'è quel sistema di combinazione che apre una serie di 6 punti astronomici nello spazio e che identifica una rotta.
una rotta che non è fatta a Capocchia, ma segue un concetto che abbiamo visto, un concetto secondo certi schemi, secondo certe modalità e secondo certe caratteristiche, come prendere l'autostrada. È chiaro che se l'autostrada non c'è non la puoi creare, ma quando l'autostrada c'è, c'hai gli schemi e tu puoi formulare una specie di percorso nel cielo partendo da un punto di inizio e da un sistema coordinato x, y e z in cui c'è due punti che identificano questo. I punti sono 7. Questo dice il film di consulenza dell'egittologo. E ripeto, l'egittologo sa il fatto suo perché ha fatto decine di pubblicazioni ed è molto stimato. Ci sono delle domande? No, quello che volevo dire è che Massimo, che rappresenta praticamente, come ha detto lui, il 95% delle informazioni sono tutte provenienti dai testi e da quello che è stato poi anche tradotto dagli egittologi, però va in un'analisi, perché io conosco bene il mondo dell'egittologia, perché abbiamo pubblicato anche il libro del più grande egittologo vivente, che è Zaki Hawass. Questi discorsi non li affronta nemmeno, si fermano praticamente a un determinato momento, anche se in questo momento in Egitto c'è solo Tutankhamon, perché gli conviene da un punto di vista economico, e tutte le rappresentazioni e tutte le varie presentazioni riguardano questo faraone, che purtroppo è stato sopravvalutato da un punto di vista storico, anche se poi sembra che realmente non era così stupido in realtà, ma comunque anche lui ha combattuto pare in qualche battaglia. Ma in realtà quello che interessa noi come casa editrice Armachis è questa configurazione della sapienza egizia, che andava ben oltre quello che noi possiamo anche immaginare, perché questa loro conoscenza, diciamo, di questi portali, ci sono anche dei libri che si chiamano Libro delle Porte o Libro dei Cancelli, in cui praticamente esistevano queste successive prove da superare da parte del defunto all'inizio dei tempi solo per il faraone, poi anche andando avanti con il tempo anche per i comuni mortali. Questo superamento di questi portali era un qualcosa che secondo me va oltre il pensiero di persone che hanno praticamente, sono 5.000, 6.000, come dicono anche altri, oltre 10.000 avanti Cristo, come le teorie di Schock oppure di Bouval sul discorso dell'allineamento delle piramidi secondo la cintura d'Orione. Ma lui giustamente ha fatto una presentazione che secondo me è veramente illuminante, perché ha spiegato in maniera molto semplice un aspetto complesso che è anche la cosmogonia egiziana, che è veramente molto complicata. Invece credo che Massimo abbia... Ci sono altre piccole cose, sì, che chiaramente non si possono si vedere. Entra praticamente nel libro, si parla di barca, di barche di Ra, si parla c'è anche di... C'è un concetto che dico proprio con estrema rapidità, che è un'estrapolazione del concetto del tempo, delle conoscenze del tempo, che abbiamo visto un tempo circolare, un tempo lineare, un tempo a spirale. E loro lo abbinavano in maniera molto concreta a tre manifestazioni di un serpente cosmico, un serpente cosmogonico, grande, ci si andava dentro, ci si poteva anche spostare all'interno, che era il serpente Meher. E noi abbiamo tre raffigurazioni di questo serpente. Guarda caso, un assetto lineare che faceva da scudo della barca di Ra dalle aggressioni di Apophis, il nemico notturno, una manifestazione, ed è una delle prime manifestazioni che sarà poi molto diffusa nell'Egitto esoterico di epoca post-tolemaica, cioè l'Uroboros, il serpente che si morde la coda, quindi un andamento circolare che ritorna su se stesso, e un andamento a spirale che è il gioco del Mehen,
gioco del Mehen è un antesignano, anche qui, come vediamo, quasi a livello inconscio, antichissime conoscenze egizie molto complesse e stratificate hanno lasciato delle eredità che è il gioco dell'oca. Il gioco dell'oca parte da una spirale all'esterno dove era posto la coda e tramite delle pedine con una specie di dado veniva fatto avanzare, bisognava arrivare fino al centro dove c'era la testa e poi ritornare indietro. E dopo che si era finito si poteva finalmente aver detto di aver superato una prova iniziatica, non a caso veniva trovato in tomba. Ma non era solo quello, era un gioco cosmico. Quindi anche qui il gioco dell'oca col serpente a spirale, il gioco, non il gioco, la valutazione dell'uroboros, il serpente che si morde la coda, e il serpente lineare. Mehen è una raffigurazione esoterica, simbolica del tempo, lineare, circolare, a spirale. Quindi, la conoscenza degli egizi. Il concetto di uroboros poi è stato ripreso molto in epoca tarda dall'ambiente gnostico. Vi dicevo soltanto che non a caso, senza manco saperlo, ha scelto Leonardo una parte dello zodiaco rettangolare di Dendera, che è uno di quelli più recenti, che, cioè di quelli che si sono rimasti. Questo è Sirio, questo è Orione. Due costellazioni che per gli egizi erano estremamente importanti. Probabilmente non venivano da questi due posti, venivano da un altro luogo. Ma questi posti erano per loro molto importanti e senza quasi saperlo Leonardo ha trovato la parte più rilevante dello zodiaco rettangolare di Dendera. Qui lo spazio e il tempo per l'ennesima volta non sono due concetti separati ma due lati della stessa medaglia e per gli egizi questo è molto e noi dobbiamo ancora imparare da loro. Volevo chiudere l'argomento di Dendera, che sto portando avanti una traduzione di un lavoro di un'equipe francese in cui c'è la spiegazione dei due zodiaci di Dendera, il circolare e il rettangolare, in cui fa riferimento a determinate anche date astronomiche che sono in corrispondenza di quello che dice Plutarco nel suo libro Deiside e Osiride, e all'interno di questo lavoro si fa riferimento che nello zodiaco di Dendera ci sono proprio delle date precise che corrispondono a parte del libro di Plutarco, quindi è un lavoro molto, molto interessante. Comunque è tutto connesso e quindi si rientra sempre nella zuppa e pammollo, come dicono da noi ad Arezzo. E dico che questo libro è molto bello, sinceramente a me piace molto, un po' come anche quello di come Adrian Gilbert nel suo Segni Celesti, si parla anche lì di uno Stargate, insomma. Quindi direi che abbiamo finito. Grazie. Ringraziamo grazie. Dell'attenzione. Grazie. Vediamo questa.